figurava. Cioè, praticamente, prima, quando una femmina si giureva, una ragazza si giureva, non si diceva solo che c'aveva giureto. No, si ma diceva, c'aveva un zurro. E che significa? Significa che la suocera gli accattava una collona rossa, lunga, e arrivava alla moglie che le passate per ore, che le faceva come regà, la garanzia di matrimonio, dici qua, senza un rodo vuol dire che oramai è fatto. È fatto lo matrimonio. Si può riecchiurire. Sì. Senza un rodo. Quasi che quindi, ma una collana d'oro fino al muicolo. Passatevi. L'unzerracolo si chiamava, l'unzerracolo. L'unzerracolo, vedi, questo veramente però è qualcosa. Però bisogna dire pure una cosa. Che mica tutte quante le facevano, che le poverille non teneva questa possibilità, che le famiglie più ricche da fare lo zerracolo, gli facevo lo zerracolo. Ma fammi capire un'altra cosa, brava. Ma perché lo zerracolo? Cioè te che cosa in quello zero? Serrava lo collo. Ah, le serrava? Serrava lo collo. Le zerrava, cioè le serrava lo collo, cioè gli metteva zerracolo. Quindi non c'è niente a che vedere con lo zerro. No. Zerracolo, zerro. Perché lo zerro è chi? No, lo zerro è la montagna delle pecore. E quindi non è che dici che stiamo si è fidanzato, no, lo zerro. Zerrava lo collo. Gli serrava. Zerracolo. Vabbè, Fiorava, grazie per questa tua piccola testimonianza sui matrimoni, sui fidanzamenti di altre epoche. Grazie. Sì, altre epoche. Grazie, ciao. E dopo stavo tornando a fare. Ci stava una frega di femmine e uomini che si sposavano queste coppie. Sposavano allo squivolo. Allo squivolo. Che significa allo squivolo? Che non avevano la possibilità di fare le cerimonie. Allora si sposavano allo squivolo, la mattina presto. La mattina presto, allora iava la messa allo squivolo. Sposavo tutte le sposare, io la casa. Ma succedeva veramente qua? E io santo per te. Quindi praticamente allo squivolo si sposava. Si diceva il matrimonio allo squivolo. Quindi non si faceva, non si niente, fischieva. Niente. E perché non ci stava la possibilità? Ma le proprietarie tenevano la possibilità. Quindi si sposavano allo squivolo. Allo squivolo. Ma la chici più senza cannale proprio. Allo massimo dello scuro la mattina presto. E io sono stato uno di che. Pur dite si è sposato lo squivolo. Ma io perché l'avevo imbranato? Cioè, oh, guai, mettiamo la televisione lì. Tu queste cose non puoi dire. Non ce l'ho. Cioè, praticamente, vabbè, mo lo sei mai detto, continuiamo la dice. Cioè, quando io si imbranava una guaia, ci si sposavano con lo squivolo. Allo squivolo. E se non ne faceva. Perché allora l'epoca era diversa. E scappavano più non frega. Scappavano e dopo sposavano squivolo. Per questo fioravano. Perché allora ci si teneva la morale. Quando uno sgarrava, io per esempio io quando sono sgarrato. Sembrava che avesse scacchi di uno di Sandro, tutto qua diceva male, che è una parola che aveva fatto. Ma che capri certoia dicevi, ma che hai fatto? L'hai messo la al mondo una persona se io avessi acceso una persona allora era da punire e io sono messo al mondo e quindi però tanti che allora ci tenevano la moralità, la moralità era una cosa triste, era una cosa cioè praticamente era come se passa tra voi peggio. Le credi che capito? Qua si diceva Mular diceva non andavo l'ambranato, cioè praticamente l'ha messa incinta perché la donna incinta è prena, cioè prena forse significa piena, è piena, cioè aspetta un bimbo, quindi nel suo ventre ha un bambino. Va bene, abbiamo appreso un'altra lezione oggi da Fioravanti e poi in un'altra circostanza facciamo una chiacchierata. Grazie, bene. Ciao.